questo nuovo video. Finalmente riesco a girare questo video. È passato tantissimo tempo, ma ultimamente sono stata un pochettino incasinata con il lavoro tra Natale, saldi, mio compleanno, eccetera. Ho passato un periodo un po' intenso, diciamo così, e quindi non sono riuscita a girare questo video prima. Quindi oggi, anche se non sono molto in forma, ne approfitto che ho un attimino di tempo. E voglio farvi vedere un po' di cose. Ho da farvi vedere un po' di cose, in realtà è un po' un misto, nel senso che ci sono regali di Natale, c'è qualcosa che ho acquistato io, c'è un misto di cose. Quindi vi mostrerò cercando di andare, se riesco, con un ordine, spero. Però siccome ho i sacchetti qua in camera e sono piena di sacchetti, sacchettini, eccetera, eccetera, cerco di farvi vedere più cose possibili e poi al massimo approfondirò se c'è da approfondire in altri video, se si tratta appunto di magari di prodotti che poi andrò ad utilizzare e avrò qualcos'altro insomma da dirvi. Magari ve lo divido questo video, nel senso che a seconda di quello che riesco a mostrarvi, poi valuto se magari farvi regali di Natale e gli acquisti miei in un video a parte. Adesso vediamo. Se sentite della musica, è probabile che sia Nicola, la musica che sta ascoltando Nicola di là mentre sta facendo le sue cose. E il trucco che indosso oggi, vabbè, calcolate che sono truccata così dalle 8 di stamattina e sono le 6 di sera. Quindi sono un pochettino così, sono anche un po' stanca, un po' raffreddata, sono piena di occhiaie, labbra secche, quindi insomma un po' una schifezza, però vabbè, voi non fateci troppo caso, sono anche un po' spettinata, sembra una matta, insomma, come al solito, nessuna novità d'altronde. Comunque, fondamentalmente è uno smokey sui toni del Borgogna e ho utilizzato gli ombretti della nuova collezione di MAC Monochrome che mi piacciono moltissimo. Sulle labbra invece ho questo rossettino della Essence che ho da una vita, non mi ricordavo manco più di averlo. È un bellissimo color nude marroncino caldo che mi piace molto ed è il numero 06 Barley Dare. Questo qui, di questa linea vecchia, non so neanche più se c'è ancora, comunque questi qua. E tutto il resto invece è MAC. Il rossettino l'ho messo giusto adesso perché avevo le labbra veramente secche, quindi comunque per completare un attimino il look, cercare di darmi un tono, anche se insomma, vabbè. Comunque iniziamo subito. Allora, cosa ho da farvi vedere? Partiamo da questo, è un regalo, è un regalino di Natale di amici, amica, che altro. E sono queste, come si dice, pantofoline da casa. Io ne ho forse un altro paio simile così, però vabbè, sono sempre molto carine, belle calde, morbide, rosse, natalizie, per cui insomma perfetto per il periodo invernale. E sono queste qua. Intanto butto tutto per terra, poi vediamo. Poi, questo invece è un pensierino di una mia collega, perché abbiamo fatto una cena tra colleghe e quindi ci siamo scambiate dei pensierini tra di noi. Questo molto carino, vabbè, carina anche la scatola così. Dentro praticamente c'è questa pallina forata in vetro con l'alberello e che animale è quello? Un orsacchiotto. Questa qui, che non ve la tolgo perché ho paura di far danni. Però si può sia appendere all'albero che eventualmente appoggiare perché la base qui è piatta, quindi si può anche appoggiare. Quindi questa qui, carina. Dietro sullo sfondo vedete il bigliettino del negozio, ecco. Anche la scatolina comunque carina, poi da riciclare. Poi altro pensierino di Natale, questo della nostra responsabile che ha tutte, abbiamo fatto ovviamente un pensierino tema make-up, giustamente, e sono questi due prodottini,
che mi ispirano un sacco, non li ho ancora utilizzati perché in realtà di tutto quello che vedete non ho ancora utilizzato nulla perché volevo appunto farveli prima vedere. In realtà, se devo essere sincera, qualcosina ho già utilizzato, ho già messo in uso e quindi probabilmente mi perderò qualcosa per strada, oppure alcune cose tipo magari dei suppellettili per la casa che magari ho già posizionato e quindi adesso se non mi viene in mente magari non ve li faccio vedere, però vi importa anche un po' meno, diciamo così. Allora, questi cosa sono? Questo è un pulitore di pennelli, pulitore nel senso che è una sorta di base, di recipiente dove andare a pulire i pennelli. All'interno, non so se si vedrà, ha tutte delle scanalature, dei dentini, degli avvallamenti, insomma, chiamateli come volete, proprio per sfregare il pennello e poi pulirlo. Molto utile perché di solito io utilizzavo il tappo di una scatola che avevo in plastica e facevo praticamente la stessa cosa che andrei a fare qua, però su quel coso lì, quindi lo tenevo come base d'appoggio per metterci il sapone e poi andare a passare il pennello. Questo sicuramente sarà molto molto utile insieme a questa confezione che all'interno tre panni in non so bene quale tessuto, sinceramente, ah, poliestere. Per andare a pulire il viso, cioè più che pulire il viso per struccarsi. Anche si dice che servono per andare a rimuovere il trucco solo con l'acqua. Io non so sinceramente come sia possibile. In più questi pannetti sono tutti e tre bianchi, quindi mi immagino l'arciume quando poi abbiamo passato il pannetto sul viso per andare a struccarsi, chissà cosa non viene giù. Qua dice inserire la mano nel guanto e bagnare con acqua, rimuovere il trucco strofinando delicatamente con movimenti circolari, utilizzare il rovescio del guanto per sfogliare. Una volta finito, lavare il guanto con acqua calda e sapone, sciacquare e asciugare. In alternativa, girare il guanto al rovescio e lavare in lavatrice a una temperatura inferiore a 40 gradi. Vabbè, tra l'altro sono tre panni di tre, come dire, tre texture diverse. Cioè, per farvi capire, tre. Ma come cavolo si apre? Non riesco a aprirlo. Tre trame? Non mi viene il termine. Comunque, uno sembra in microfibra, l'altro è un po' più spesso, l'altro ha i quadratini. Volevo farvi vedere, ma non riesco neanche a aprire la confezione. Oh, ce l'ho fatta. Eccoli qua, vedete uno, ah no, non è vero, una stupidaggine, sono uguali e hanno appunto un lato così e un lato invece così, quindi infatti mi domando quale sarà il lato che intendono che bisogna utilizzare, non ne ho la più pallida idea, infatti così carini, hanno anche il gancettino così, se magari uno vuole appenderlo da qualche parte. Anche se secondo me si slercia veramente in tempo zero. Boh, non lo so, ditemi qualcuno di voi se li ha già visti, li ha già utilizzati e come si trova e come li utilizza e se ha un utilizzo da consigliare. Sono di Primark. Primark. Che qua mi sa non era scritto, anche questo è di Primark, però non lo trovo scritto da queste parti. Ah sì, Primark. E niente, quindi boh, sono proprio curiosa di provarli, magari stasera già ne provo uno e vediamo se mi ci trovo bene e come funzionano, ecco. Sono proprio curiosa. Poi, questo è invece... Oh, ho sentito un rumore... Non mi è piaciuto per niente. Comunque, questa invece è una felpa che mi ha regalato mia mamma, perché è tutto autunno-inverno praticamente che la stresso perché volevo come si dice, un maglione giallo, e non ho mai trovato il modello, il colore che dicevo io. E, ma maglione maglione in realtà non felpa, però tutte le volte insomma che ci vedevamo e magari andavamo a fare un giretto da qualche parte assieme cercavo questo cavolo di maglione giallo, ma o costava uno sproposito o non era il modello che poi volevo e che mi piaceva o il colore era troppo giallo canarino, troppo senape, insomma
Alla fine non l'avevo comprato finché lei a Santa Lucia mi ha fatto trovare questa, che vabbè non è proprio un maglione, però è una felpa bella morbidina, fa un po' peluche, diciamo, fatta così. Ha l'elastico qui, l'elastico sotto. Io in realtà volevo un maglione, diciamo, lungo da portare con i leggings, quindi questa in realtà non è proprio quello che cercavo, però comunque lei è stata carina perché sapeva che volevo qualcosa di questo colore e ci si è avvicinata. Alla fine è bello morbido, bello caldo e mi piace, mi tornerà utile sicuramente per il mio prossimo viaggio a Berlino, visto che farà molto freddo, quindi questa. Poi vediamo qua se sono stata io a rompere qualcosa. Questo invece è stato un mio acquisto che ho tenuto da parte perché appunto avevo un casino in giro, e questo l'ho preso uguale anche a una mia amica per il compleanno barra Natale, perché lei in realtà fa gli anni il 24, quindi ci siamo viste forse il giorno prima del suo compleanno, e quindi diciamo che Natale e compleanno assieme, ed è questa non so come definirla, se scatola, contenitore, boh, comunque fatta così con questa fantasia che a me piace tantissimo, con questo nastrino viola che ci sta anche bene, fatta in ceramica, e sembra così, può essere una tazza, però in realtà ha il coperchio così, quindi è un porta, porta qualcosa, porta non so cosa, però mi piaceva, ecco. Devo pensare cosa metterci dentro. Adesso devo informarmi perché pensavo quasi di metterci dentro la polvere, l'argilla, quella per le maschere, che alla fine ho nel sacchetto e non mi piace così nel sacchetto, volevo metterlo in un contenitore, un vasetto. Sarebbe meglio secondo me appunto un vasetto di vetro con un tappo ermetico, diciamo, piuttosto che così. Quindi adesso mi informo magari se va bene anche così, o se rischio di rovinare il prodotto, se no devo pensare un attimino che cosa metterci. A me piace comunque indipendentemente, cioè anche vuota, però siccome non ho tantissimi spazi dove anche appoggiarla, in realtà se riuscissi a unire l'utile all'estetico, ecco, sarebbe anche meglio. Vabbè, comunque presa da Tiger, non credo che ci sia più, però boh, magari qualche rimasuglio, non lo so. Poi, che cos'ho qua? Questo è sempre un pensierino di una mia collega, invece, sempre della cena di Natale tra colleghe, e vi faccio vedere, è una collana. Bella lunga, quindi carina, con il ciondolo così, quindi è un crocifisso in realtà. L'unica cosa che non mi piace tantissimo sono le perle. Io non sono proprio un amante delle perle, però è carina, insomma, con qualcosa così, quando mi serve qualcosa di lungo. È lunghissima veramente, cioè mi arriva all'ombelico quasi. Vabbè, comunque questa, carina. E vabbè, la cosa più carina poi è il bigliettino col pensierino. Ok. Poi, cosa c'è? Sempre pensierino di un'altra cena di Natale tra amiche. Questa candela profumata alla lavanda. Questa qui, mi piace tantissimo che mi sia capitata quella lavanda, perché è una delle profumazioni tra quelle insomma che sono state regalate che preferisco. C'era, mi sembra, la vaniglia che non mi piace e boh, non lo so. Comunque la lavanda mi piace, anche se in realtà non sa molto di lavanda sentirla così. Cioè sì, un vago gusto alla lavanda, dovrò accenderla per capire meglio. Comunque è una sorta di imitazione delle Yankee Candles, questa bella grande, candela profumata lavanda, Stragrance, la marca,
è sicuramente un prodotto, insomma, low cost, che non ha nulla a che vedere con la Yankee Candle, ovviamente, però l'importante è la qualità. Allora, candela profumata durata 75 ore, quindi sì, bella grossa, quindi dovrebbe durare tanto e speriamo appunto nella profumazione bella forte e persistente. Come packaging, diciamo, mi piace tantissimo. L'unica cosa, toglierei magari questa etichetta qua che mi piace meno, e sicuramente poi il vasetto si può riciclare. Poi, altro pensierino della stessa cena di Natale, questa già potrebbe interessarvi, una crema mani del Giardino dei Sensi, quindi un marchio ecobio. Questa è la crema mani all'avena ecobiologica con il 98% di ingredienti di origine naturale, certificata ICEA. Allora, io non sono un amante delle creme mani, nel senso che mi curo poco da quel punto di vista, non le uso tanto, nel senso che ho aperto l'anno scorso una crema mani da 75 ml, credo sì, e ce n'ho ancora più di metà praticamente. In un anno non sono riuscita a terminarla, però vabbè, pazienza. E ogni tanto, insomma, mi capita di utilizzarla più in questo periodo invernale. E magari la uso quando mi viene qualche irritazione alla mano, però non sempre, perché quando mi viene l'irritazione mia solita qui da bracciali, nickel, piuttosto che, tendo a mettere aloe vera o comunque un prodotto più specifico per le irritazioni, non tanto un prodotto idratante da mani. Però va sempre bene comunque avere in caso a portata di mano una crema mani. Questa in particolare l'ho già utilizzata, l'ho già provata. Devo dire che mi piace molto sia l'odore che la consistenza, perché questa consistenza diversa da una crema classica, è quasi un burrino, non so come dirvi, una consistenza non fluida, ma molto piacevole in realtà, devo dire. Quindi mi è piaciuta tantissimo come prodotto. Cioè, fa venire comunque voglia di utilizzarla, nonostante appunto io non ami questo tipo di prodotto. Fa venire voglia di utilizzarla, quindi mi è piaciuta parecchio. Ed è questa qui del Giardino dei Sensi, che sicuramente troverete poi in qualche altro video invece di prodotto appunto skincare, beauty e quant'altro. Poi, altro pensierino di Natale, questa pallina con insomma, la neve e il pupazzo di neve. È troppo carina, mi piace tantissimo. È un suppellettile natalizio, però mi piacciono tutte queste cosine qua. Lo trovo proprio carino. Quindi niente, questa qui. Che bello! Carina. Peccato, ecco, che ormai il Natale è finito, quindi si sfruttano cose, poco queste cose in realtà, anche se mi piacciono molto, e lascerei la stanza, la casa tutto l'anno addobbata. Cioè, diciamo che farei 6 mesi, 6 mesi, 6 mesi addobbata a Natale, quindi con tutte cose natalizie, cose carine, invernali, e invece 6 mesi d'estate, quindi cose più tropicali, più appunto estive, più così. Vabbè. Poi, la mamma di Nicola per Santa Lucia ci aveva dato dei dolci, delle cose da mangiare, anche salate così. E poi, non so come mai, c'erano anche queste maschere viso purificante di Italian Gringo. Questo so che è un prodotto che si trova alla Lidl. Io non avevo mai provato niente perché vedendole così, boh, non lo so, non conoscevo il marchio, non ne avevo mai sentito parlare. E quindi non l'avevo mai acquistate. Sono curiosa sinceramente di provarle, anche insomma per farmi un'idea del tipo di prodotti, perché appunto li ho visti quelle volte che sono andata alla Lidl e vedevo che c'erano dei prodotti di skincare, però non li conoscevo, quindi non ho mai comprato. C'è scritto che è prodotto in Italia e queste sono maschere viso purificanti, quindi ce ne sono due, una io e una Nicola, andranno benissimo. Comunque poi ve ne parlerò. Due cose strepitose, grazie mamma, grazie, 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 grazie. Due tesserine. Una del negozio casa, tra l'altro bellissimo proprio il tutto. E
c'è appunto la tesserina e posso andare a comprarmi quello che voglio. Ottimo. E l'altra invece, cioè ragazze, voi non so se mi invidierete, io credo di sì, tararam, tesserina del DM. Sono troppo contenta perché sapete quanti acquisti faccio al DM e quindi insomma è un bel risparmio poter andare ad acquistare quello che voglio con i soldi di qualcun altro. Bellissimo, graditissime, grazie mamma, ti amo. Mia mamma è la persona più importante della mia vita, vabbè, inutile che ve lo sto a dire. E è sempre molto generosa con me, cioè è la mia mamma. Poi, sempre invece questi acquisti miei, maschere viso, come se non ne avessi abbastanza. Però, siccome ho preso alcune cosette da Claire's che tra l'altro, dove sono? Non lo so. Comunque ho preso, ah no, delle cose che erano dei regali per una mia amica, tra cui anche una di queste maschere. E poi mi sono presa io degli orecchini che mi piacevano tantissimo, dorati, che ho preso anche a lei. Vabbè, mi alzo, ve li faccio vedere, già che ci sono. L'ho detto che questo video sarebbe stato un casino, infatti così è. Vabbè, comunque gli orecchini in questione sono questi, che mi piacciono tantissimo. Li fatti così, tutti un po'... non ve li so definire, comunque fatti così, dorati, e mi piacevano molto. Quindi li ho presi sia a me che a lei. A me piacciono un sacco, spero che siano piaciuti anche a lei. A lei ho preso anche una collana con la M del suo nome. E poi lì hanno le maschere del appunto, come si dice questa roba? 7-Eleven, Montagne Jeunesse. Comunque, facciamo prima. E le avevo già prese altre volte. Lì hanno un ottimo prezzo in generale queste maschere. E ne ho presa una per lei. E siccome costano poco, in più forse c'era qualche promozione, credo e spero, perché sennò non è giustificato questo acquisto, visto che ne ho una marea di maschere. Comunque, ho preso anche queste per me. E sono una al Happy Loaf ed è al melograno. Una Happy Loaf al tè tree, questa qui. E una è al cocomero, sempre Happy Loaf. Vanno entrambe bene per il mio tipo di pelle, quindi pelle miste, grasse. Non sono prodotti bio, ma hanno un buon inci, sono cruelty free. Hanno dei buoni ingredienti e per il prezzo che hanno sono maschere low cost molto molto valide che mi piacciono molto e le ho già provate diverse volte. La quantità non è tantissima perché sono 10 ml, quello che ho dato a lei era un 15 ml, infatti l'ho data a lei anche per quel motivo, insomma, che era più grande. E come si dice, però io di solito comunque ci faccio più di un'applicazione. Cioè ce ne faccio 2/3 di applicazioni con una bustina. Diciamo che generalmente due, normalmente, per farla bene bene due. Le ho già utilizzate, ne ho altre in realtà qua di scorta a casa, tra l'altro anche di queste. Credo che quella, no, forse quella del melograno l'ho già usata, adesso non ricordo però. Comunque, ho in programma di farvi un video con tutte le maschere, perché è uno di quelli che avevo già fatto ma che è andato perso. Quindi non solo diciamo maschere monouso, ma anche quelle in tubetto, in crema, quindi tutti i tipi di maschere, ecco, che ho, sia in tessuto che in crema monouso, che in crema barattolo, tubetto, che è argilla, mica argilla, queste cose qui. Comunque anche di queste ne risentirete parlare poi. Questa è da mia zia, per la Santa Lucia. Oh, che carino! C'è questo angioletto delizioso, proprio carino, 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 che anche questo l'anno prossimo appenderò. Purtroppo quest'anno è andata così, è rimasto nel sacchetto, quindi non l'ho più appeso. E dentro ovviamente ci sono dolci! Tra l'altro azzeccati, nel senso che non l'ha fatto lei, quindi non ha preso uno di quei sacchetti con dentro dolci a casaccio che poi sa che io non mangio, ma mi ha messo dentro quelli che piacciono a me, quindi dei cioccolatini
fondenti e Kinder Bueno che mi piacciono, quindi almeno ottimo. Meglio che sono rimaste nel sacchetto queste cose perché se no Nicola si spazzolava tutto, perché infatti molte delle cose di Santa Lucia sono già andate via e quindi almeno si centellinano un po', no? È stato un bene che siano rimasti qui, così adesso abbiamo altro. Ma non è finita. Sempre dolci. Questa è stata la mia nonnina invece. No, si è rotta la scatola, che peccato, che sono sempre ottime queste scatole. Si è rotta, vabbè. Questi sono i mitici Ferrero Rocher, sempre buonissimi, che dire. E questo è cioccolatino Lindt. Tra l'altro è, come si dice, quello con l'arancia fondente e con i pezzettini di arancia. Buonissimo anche questo. Questo lo nasconderò, mi sa. Qua c'è un altro cioccolato, ma in realtà questo me l'ha dato mia mamma, che non so come mai ce l'aveva. Vabbè, comunque è un cioccolato gianduia, quindi come se fosse un gianduiotto, che a me piacciono tantissimo, però in versione cioccolato, cioè barretta di cioccolato. Vabbè. Poi, sempre Santa Lucia, un pigiamino estivo però in realtà, perché è a mezze maniche e insomma a tema beauty, quindi molto carino. Questo è mia mamma. Make up and be beautiful. Ecco qui. Questa qui, fatta così. E che taglia è? Boh, non lo so. Comunque una maglietta, cioè più che una maglietta, appunto una camicina da notte. Ecco, perché comunque mi arriva, cioè è lunga. Carina, non vedo l'ora che sia estate per metterla. Bella, bella. Grazie, mamma. Poi, questo si era perso per strada, è quelle robe che frizzano da mettere nella vasca, sempre un pensierino natalizio, ecco, e di Sephora, queste cose qua. E per finire, in realtà ne manca uno, ma non mi alzo ad andare a prenderlo, vi dirò che cos'è. Mi crederete sulla parola, immagino se ve lo dico. Tararara, le mie serie preferite, le varie stagioni che mi mancano. Quindi quella che manca qui è Vampire Diaries 8, che così ho completato tutta la serie, tutte le 8 stagioni ce le ho, e bon, finish. Non spoiler, non dico niente per carità, anche se insomma credo che l'abbiate già visto, però il finale posso solo dirvi che mi ha un po' sconvolto e ho pianto perché è finito male, ma allo stesso tempo è finito bene. Quindi sì, comunque in qualche modo doveva finire. Diciamo che è un finale, va bene. Diciamo così. Poi, questa è la terza stagione di The Originals, che per chi non lo sapesse è lo spin-off di Vampire Diaries. Come vedete sono ancora chiusi. Questa in realtà l'ho già vista su Netflix, sto aspettando la quarta se si sbrigano, però va a completare comunque le varie stagioni che ho, nel senso anche se le ho già viste, comunque quelle che ho iniziato come stagioni le voglio completare e quindi voglio avere tutti i DVD. Questo. Poi The 100, terza stagione, anche questa l'ho già vista, ma comunque voglio completare la stagione, io ho già a casa l'1 e il 2. E sesta stagione del Trono di Spade, questa invece mi manca, non l'ho ancora vista, proprio perché comunque su Netflix non c'è, avrei dovuto vederla in streaming o scaricandola, insomma, ho preferito aspettare di avere il cofanetto e vedermene tranquillamente appunto in DVD, quindi sono arrivata alla quinta io,
devo appunto vedere la sesta, la settima, l'ottava, quello che è. Quindi contentissima, super mega contenta di questi regali, perché sempre di mia mamma, perché ovviamente mi conosce, quindi è andata su ciò che sapeva volevo e che amo. E basta, questo sacchetto è finito. È un sacchetto enorme, ragazzi, perché guardate quanto era grosso questo qua. E interromperei qui per il momento, cioè lo giro subito il prossimo video, però divido il video a metà e vi lascio la prossima metà in un altro, appunto, in un altro video a parte, così non diventa troppo lungo. Quindi mi raccomando, andate a vedere il prossimo video. A tra poco.